una strana sensazione comunque. Lo sto vivendo come se non fossi io, cioè mi sto guardando un film allo specchio. Riesco anche a ragionarci su, insomma, capisci? Non una cosa che mi abbatte, che mi angoscia. Riesco a una serenità, non so se si possa dire una serenità. Comunque, no, Maria, insomma, ecco. Io dico questo, certo, che l'hai presa quando, in maniera... Quando ho da fare l'esame e allora sono più agitata. Beh, dopo quasi due anni il calvario di Toni, biopsie, avanti e indietro, e qua e là, insomma, era per assurdo. Due anni. Per assurdo, sono stata anche contenta. E dico, vabbè, non è una bella roba, sto linfoma. Comunque, almeno adesso ci sarà una cura, ci sarà qualcosa, se no pace, insomma. Ma almeno so quello che ho. Ho avuto tanto sostegno, ecco, perché anche nei momenti di... Lui è... L'hai avuto da chi il suo sostegno? Da te? Ero preoccupato! Tu riesci sempre a, anche se sei preoccupato, riesci sempre a... farmi ragionare o comunque io li fa e li accoppia, no? Allora, sì, nel momento del bisogno uno deve saltare fuori in qualche maniera per andare. Però siamo stati anche abbastanza in silenzio, ma sempre uniti comunque. Sì, perché delle volte vedi anche parlare troppo, basta delle volte uno sguardo, sguardo. Un gesto, una stretta. E ti ricordi il periodo che avevi sempre freddo, allora io venivo a scaldarti anche. Non ho corrotto tante parole, ma senti la vicinanza della persona che ti vuol bene, ti è sempre vicina, insomma. Senti che è freddo. Ma che bei mancalde che ti dà, sì. Cioè, sa che sono astuetta. Una stufetta, sì. Quello mi fa un po' malinconia di non aver più le non dico le forze, perché forse anche ce le avrei adesso che ho finito le chemio, ma vorrei vedere i miei nipoti più grandini, ecco, perché adesso sarebbero proprio piccolini da lasciarli così. Adesso ti stai curando ancora, fra poco sarà finita e dopo si torna alla normalità, perché quello che sono degli medici è... E allora mi avete viziato per niente? Sì, è vero. Io sono veramente convinto che tra poco si ritorna, volta pagina, no? Voltiamo pagina e ritorniamo quello che si era, insomma. Sì, vedremo. Ma adesso fammi un sorriso. Ti vergogni ancora.